Un buon primo tempo nel quale avete messo in difficoltà il Città di Messina, è riuscito a creare davvero poco, soprattutto se confrontato rispetto alle altre uscite casalinghe. Alla distanza forse poi ha pesato anche quella inferiorità numerica. Beh, sicuramente sì, noi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore e questo mi è dispiaciuto. Comunque anche nel secondo tempo noi in 10 abbiamo cercato un pochettino di rimontare questa partita che forse meritavamo almeno la realizzazione per quello che, per il volume di gioco prodotto, al cospetto di una squadra molto forte. Vi siete coperti bene? Forse è mancato qualcosa proprio nei metri finali. Beh, è chiaro che venivamo qui a Messina con una squadra che ha i punti che ha, quindi è chiaro che noi abbiamo chiuso tutti gli spazi, l'intenzione era quella di chiudere tutti gli spazi, di non dare possibilità alla squadra avversaria di poter sviluppare delle trame di gioco che potevano essere pericolose per noi e questo l'abbiamo fatto molto ma molto bene. Forse dovevamo essere un pochettino più, dovevamo alzare un pochettino di più i ritmi e cercare quando ripartivamo di poter affondare con più determinazione. Vi presentavate a Messina con un ottimo score, 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 gare. Ritengo comunque che questo girone di ritorno abbia un po' compensato un'andata nella quale avevate raccolto meno di quello che meritavate, probabilmente anche meno di quanto si aspettava la società. Ma no, sì, sicuramente sì, noi abbiamo nell'ultimo periodo abbiamo uno score molto, molto importante. Adesso quello che conta è comunque cercare un pochettino di concentrarsi perché il nostro obiettivo era quello di salvarci e speriamo di potercela fare.